Salve, buonasera, buonasera. Povera Patria era anche citato nel libro. Esatto, è una delle canzoni che io ho utilizzato per introdurre i capitoli del libro, perché io sono molto legata alla musica in generale, ascolto praticamente tutto, dal heavy metal alla lirica. Chiaramente i cantautori italiani sono stati una parte importante della mia formazione, tra questi Franco Battiato, sì, insomma, ha scritto alcune tra le canzoni più straordinarie della storia della musica italiana. Povera Patria. Povera Patria, cioè, sicuramente è una di quelle. Abbiamo pianto tanto su Battiato. Sì. Anche sulle canzoni d'amore? Guarda, io credo che Battiato abbia scritto la più bella canzone d'amore che sia stata scritta mai, che è La Cura. In assoluto lo penso da quando l'ha scritta, praticamente. Per cui sì, anche sulle canzoni d'amore. Ma poi e invece ce ne sono questa, Man in the Mirror, è una delle sue canzoni preferite. Su e di Giorgia Meloni. Beh, io da bambina, proprio da ragazzina. Perché? Allora, perché la mia diciamo star di riferimento della mia primissima adolescenza fu Michael Jackson, per l'appunto, il più grande artista pop della storia, voglio dire, adesso, senza timore di smentita. E tra tutte, sì, Man in the Mirror è una bella canzone, dice fondamentalmente: se vuoi cambiare il mondo, parti da te stesso. E fai la differenza, no? Quando si guarda allo stand up. Quando si guarda allo specchio, Giorgia Meloni vede più la parte emotiva o la parte razionale? Vede più il cervello o il cuore? Questa è una bella lotta. Nel senso che io sono una persona estremamente razionale, logica, ecco, più che razionale, sono una persona molto logica, la mia vita è tutta una questione di logica, dall'ordine al lavoro, alla determinazione, cioè io sono una persona logica, razionale, però ho anche una, diciamo, spiccata emotività, particolarmente da quando sono diventata madre, questa roba, come su tutte le donne, ha impattato in maniera tragica e diciamo, secondo me, alla fine, l'ho scritto anche nel libro, il cuore vede meglio degli occhi, no? Quindi se tu riesci a vedere le cose... L'intelligenza emotiva, per cui ha una parte fondamentale. Il cuore, insomma, quello che ti fa battere il cuore, tendenzialmente tu non devi mai voltare le spalle a quello che ti fa battere il cuore. Io sono Giorgia, le mie radici, le mie idee, io ti ho cominciato dall'inizio, da quella ragazzina imbronciata, dallo sguardo spesso corrucciato, e un po' ombrosa, cicciottella. C'è questo passaggio molto interessante del libro, eccola qui, la ragazzina un po' imbronciata, però sempre allegra. Poi parleremo anche del perché, forse anche era imbronciata, ma insomma, però questa cosa mi ha colpito molto. Però questo fatto dell'essere imbronciati, in verità, è proprio un fatto di postura, cioè io ci discuto spesso, l'ho scritto con la russa su questa cosa, lui dice, devi sorridere di più, no? Sì, ma dobbiamo. Ma in realtà, poi ecco, tutte le foto che io ho da bambina, ho quella faccia lì, e ancora adesso, effettivamente, quando io sono concentrata su qualcosa, se sto pensando a qualcosa, la faccia è qui. Per cui effettivamente sembro sempre arrabbiata, ma non sono una persona sempre arrabbiata, giuro. Sono anche però diciamo, quando sono assorta, sì, la faccia si chiude. Cioè, la cosa che mi ha colpito di questo, del racconto dell'infanzia da bambina cicciottella, che a tanti di noi è capitato, no? Bambina cicciottella va sulla spiaggia, chiede, posso giocare a pallavolo? Pallonata in faccia. Però la cosa non è tanto quella che purtroppo è successa a tanti di voi, è tanti di noi, è la reazione. Cioè, lei dice, io ringrazio i miei nemici, perché grazie a loro sono dimagrita e appunto ho perso 10 kg in 3 mesi. Ecco, ma perché le cattiverie degli altri le hanno aiutate a essere migliori? Ci aiutano a essere migliori? Se sai reagire, sì. Mm. Se, diciamo, se non scappi, sì. Io penso che tutti i nemici abbiano un'utilità. Che non è necessariamente, voglio dire, non devi essere come vogliono gli altri. E io non ero in pace con me stessa quando ero cicciottella. No, perché il tema è dire a qualcuno... Cioè, è come dargli ragione, no? Perché poi lei non pensava in quel momento che Giorgia valeva anche se era sovrappeso? Certo che pensavo che valevo anche se ero sovrappeso, ma non ero a mio agio sovrappeso. Mm. E quindi è stata una scintilla che mi ha aiutato a impattare un problema che io avevo, che vuol dire quello che stavo dicendo prima, non significa che chiaramente uno deve essere come vogliono gli altri, per cui se ti dicono, non lo so, sei brutta con i capelli lunghi, te li tagli. No, però in alcuni casi... se tu sai volgere positivamente anche la cattiveria degli altri, può essere uno sprone. I nemici hanno un'utilità sempre, perché
possono darti, allora puoi scappare o puoi decidere che impatti, che hai ancora più coraggio, che ci metti ancora più forza di volontà, che dimostrerai ancora di più quanto vali. E in questo certo che hanno un'utilità. Per tutta la vita i nemici per me hanno avuto un'utilità. Io per tutta la vita mi sono, faccio politica ormai da 30 anni, per tutta la vita mi sono messa seduta e mi hanno guardato tutti dall'alto in basso, perché ero di destra, ero una donna, ero pure giovane, quando ho cominciato adesso no. Dai. Disse quattro cretinate. Oggi dicono la Meloni è preparata, ti credo. Le è capitato di essere scavalcata da un uomo meno brillante di lei? E come ha reagito, se è capitato? No. No, non mi è capitato. Cioè, non che se ne sia accorta. Ecco. Io oggettivamente sono da questo punto di vista una donna tipica, ho bruciato tutte le tappe che si potevano bruciare. Insomma, una leader di partito, presidente dei conservatori europei, più giovane ministra. Insomma, sono presidente di qualcosa da praticamente 20 anni, per cui obiettivamente no, non mi è capitato spesso. Insomma. No, era una curiosità. Però perché... ci ho messo tanto, nel senso ci ho messo tanto lavoro, tanta dedizione, cioè il potere, tra virgolette, se volessimo semplificare, secondo me si esercita soprattutto con l'esempio. Cioè, devi dimostrare di essere più bravo, ecco, devi fare 10 volte quello che chiedi agli altri di fare. Io sono una persona molto rigida, per esempio, con tutti quelli che lavorano con me. Nel senso, non sono rigida, però sono pretenziosa. Sono pretenziosa. E sono più brava a dirti se hai sbagliato qualcosa piuttosto che se l'hai fatto bene. Se l'hai fatto bene, per me è la normalità. Sua mamma faceva lo stesso con lei? Sì, mia madre è peggio. Cioè? Beh, mia madre, tu tornavi con la pagella, con la media del, non so, del 9, gli altri prendevano 6 in matematica e gli compravano i motorini e mia madre arrivava e ti guardava la pagella. Sì, sì, hai fatto la parte del tuo obbligo. Così. E questo le dispiaceva da bambina? Da bambina sì, adesso la ringrazio tantissimo per come mi ha cresciuto. Anche se effettivamente mi ha dato questa, no, la dimensione mia del 9 è la parte dell'obbligo tuo, per cui già al 7 dici, oddio, per cui io quando va tutto benissimo sono serena, non felice, serena. E quando va malino, moriremo tutti, è il mio slogan, no? Cioè qui è una tragedia. Da questo punto di vista, diciamo, non mi ha aiutato questo principio di rincorrere la felicità. È ancora così, diciamo? No, adesso si sono invertiti i ruoli. Cioè, quando è scattata questo elemento che per molte noi donne, figlie femmine, succede, no? Cioè, una madre che ti chiede delle cose, no? Ma più punitiva che incoraggiante, o più, diciamo, più richiedente che non, appunto, quanto sei bella, quanto sei brava, ecco, succede a molte. No, allora, mia femmine. Madre, quanto sei bella, quanto sei brava, proprio. Mai? Quanto sei bella, poi, no. Mai? Quasi, no, beh, nel senso, lei è una che, diciamo, si concentra soprattutto su quello che non va, per cui... Ancora adesso, ma anche questo mi pare che l'ho scritto. Come si chiama? Anna. Salutiamo mamma Anna se ci sta guardando. Anna, sua figlia adesso è bella e brava. Ti chiama, no, per carità, sulla politica, lei è molto fiera, anzi, quanto sei brava, sì. Però ancora adesso ti chiama e ti dice, amore, l'ho visto al telegiornale, guarda, brava sei brava, però datti una truccata che sembri un rospo, così, Cioè, lei è sempre così. E Giorgia invece quando ha capito che era una bella ragazza? Mai. Perché no? No, io... Cioè, mi gestisco, ecco, non ho puntato su questo, mettiamola così, insomma, ho altre doti, ecco. Ma non sono mai stata particolarmente complessata, nonostante abbia tutta la vita. Cioè, la parte di fisicità, la parte di esuberanza, la parte modaiola, non esiste proprio? No, non esiste, per carità, anche a me piace mettere un bel paio di scarpe col tacco quando è l'occasione, mi piace truccarmi bene quando è l'occasione, però, insomma, non è... Non ho mai puntato su questo, non ho mai sofferto particolarmente i miei limiti, ho combattuto tutta la vita con la dieta, ecco, con la linea, questo tema della, diciamo, del rischio sovrappeso, ancora oggi io per comunque essere non esattamente, insomma, questo fisico, mi alleno 4 volte a settimana, sto a dieta 5 giorni su 7, cioè, insomma, ci ho combattuto tanto. Per stare a mio agio, ecco, ma non per strafare, perché non c'è poco da fare. Comunque l'importante è ripetere che appunto uno lo fa per se stessi e non per gli altri. Cioè, no, che non siamo noi a essere sovrappeso, sono loro a sbagliare. No, ma infatti il punto è come stai tu, chiaramente. Certo. Però ovviamente non è che lo dico, adesso io l'ho scritto chiaramente in maniera provocatoria sul libro, non per dire che i bulli fanno bene, ovviamente, per dire semplicemente che tutto quello che accade nella tua vita, compresa la cattiveria degli altri, compreso il dolore, compresa la sofferenza, puoi trovare un modo di volgerlo a tuo favore.
perché può produrre una tua voglia di, diciamo, di reagire, di migliorarti, di superare i tuoi limiti, di gettare il cuore oltre l'ostacolo, che diventa una ricchezza. Alla fine noi cresciamo così, perché se vivessimo in una campana di vetro con tutte persone buone che ti dicono sei buono, sei bravo, andrà tutto bene, se andasse tutto bene, tu cresceresti male. Perché la sofferenza ti serve nella vita e quindi ti serve anche chi te la procura, per paradosso. Non vuol dire che questo, certo, giustifica, no, chi te la procura. Però questa cosa vuol dire che mi interessava, alla fine, perché secondo questo. Me è molto interessante per quello che è il suo carattere, che ho letto nel libro, perché il libro l'ho letto questo fine settimana, oppure sono sottolineato, è molto interessante, è scritto bene. Spero che non mi elementi. Detesti per questo. Ma dovuto passare ci mancherebbe. No, cioè, per me è un piacere approfondire, poi approfondire, certo, le vite degli altri è proprio la cosa più bella che mi capiti nella vita. Quindi. E poi c'è l'altro elemento importante per il suo carattere, che è la figura di papà. Sì. Papà Franco, che lascia sua madre prima ancora che lei nascesse, mi sembra di capire, insomma, sì, e che poi a un certo punto decide di andare a vivere alle Canarie. Sì. E voi andavate da bimbette a, sì, trovarle. A un certo punto questo papà Franco le dice: a me non mi interessate più. Se lo ricorda come glielo dice? Me lo ricordo bene. Cioè? Me lo ricordo bene, ma diciamo non vorrei non entrare proprio. Perché no? No, beh, perché tra l'altro lui non c'è più, per cui penso non sia manco giusto più di tanto una persona che non si può difendere, no? Una cosa è raccontare il contesto, una cosa. Però diciamo che il concetto era, insomma, lui si era risposato, per cui la questione era tra noi e questa sua nuova moglie, con la quale lui ci aveva lasciato da sole, per cui lei ovviamente non eravamo figlie sue, eravamo pure due bambine, diciamo, esuberanti. Parecchio esuberanti. E quindi evidentemente lei, quando è tornato, deve avergli detto: senti, qui mi hai lasciato con queste due. E lui se l'è presa e disse una cosa, tipo, il concetto era più o meno: non voglio litigare con lei, perché comunque nelle mie priorità, insomma, lei viene prima. E io ho pensato, avevo 11 anni, ho pensato, dico, ma devi essere pazzo a dirlo. Ce lo puoi pensare, e lo pensi, lo sappiamo tutti che lo pensi, perché altrimenti non staresti, no? Ci vedi, boh, 2 settimane l'anno, 3 settimane l'anno, adesso neanche ricordo. Ma dirlo. E quindi io ho detto, non ti voglio vedere mai più. E non l'ho visto mai più. Lui non ha fatto nulla per tentare di riconnettersi? Quando eravamo più grandi, quando dopo i 22-23 anni, sì, mia sorella infatti l'ha rivisto, e io no. E come lo disse alla mamma? Cioè, lei, Giorgia, come l'ha raccontato, non lo voglio più vedere questo calare la seta cinesca, che è un atto molto ricordo, forte per una, sì, bimba non di me lo ricordo anni. Sinceramente, ma i rapporti tra loro erano parecchio usurati, per cui non c'era la complicità che rimane spesso, chiaro, tra le coppie anche che si separano. In questo caso loro credo non si parlassero proprio, per cui non credo che mia madre, insomma. E quando capiva che suo padre, insomma, non era una figura paterna tradizionale, le è capitato di provare rabbia o magari anche di sentirsi in colpa perché c'era qualcosa di sbagliato in lei? Questa è una domandona. Allora, rabbia. Beh, da ragazzina sicuramente io ero molto più chiusa di adesso. Molto. E quindi sì, forse una forma di rabbia c'era. Però io le devo dire la verità, io ho fatto i conti molto da grande, cioè quando ero già parecchio grande, con l'assenza che mio padre ha prodotto nella mia vita. Quando? C'è l'ho stato un momento? Che... Allora, mi ricordo un certo... Sai che anche questo l'ho scritto. Mi sono interrogata, per esempio, per tanti anni sulla mia relazione con il genere maschile. Esatto, questa era la mia domanda successiva. Uno come fa a fidarsi degli uomini, poi? No, ma più che altro con il fatto che spesso magari io mi sono persa per persone che obiettivamente non avessero questo grande... Cioè che non avevano, chiedo scusa, questa grande... così, no... Poi se li guardavi un po', sembra la cristallizzazione de l'amour di Proust, non so se no, la cristallizzazione dell'amore, dice, noi quando Odette, ci innamoriamo... Odette, quando noi ci innamoriamo di per qualcuno, una che non manco mi piaceva, ecco. Lui dice, quando noi ci innamoriamo di qualcuno, come se prendessimo un pezzetto di legno, se tu metti un pezzetto di legno nel sale, lo lasci lì qualche settimana, esce un cristallo. E tu lo vedi come un cristallo, ma è sempre un pezzo di legno. Era il concetto di Proust, che in effetti è quello che noi spesso facciamo quando ci innamoriamo di qualcuno. Tu lo vedi come un cristallo, ma quello è un pezzo di legno. E quindi a un certo punto, quando capisci che è un pezzo di legno... E a lei molto questo che era capitato, è capitato. E io ho avuto, cioè, un qualche pezzo di legno. Un po' di pezzo di legno in giro. Diciamo, mi sono... E non capivo perché, no?
questo fatto di, ecco, un po' la sindrome dell'abbandono, di non riuscire a... Poi un giorno guardavo un filmetto di buoni sentimenti, ma non saprei neanche il titolo, le dico la verità, che però mi ha proprio illuminato. A un certo punto ci sono questi due ragazzi che parlano, lei parla con il suo amico maschio e gli dice: ma perché io mi innamoro di tutti questi che non valgono niente? E lui gli dice: noi accettiamo l'amore che pensiamo di meritare. E questo effettivamente... Era quello che era successo a lei? Beh, potrebbe. Perché l'alfabeto affettivo paterno era quello. Il fatto che tu, bene o male, sia stato rifiutato quando sei così piccolo, comunque ti fa partire, cioè, da un gradino, da qualche gradino più giù, no? È come se tu dovessi sempre recuperare questo bisogno che io ho avuto tutta la vita di accontentare le persone che avevo intorno, no? Che credono in me, no? Questo mio senso di responsabilità, questo fatto che devi essere sempre perfetto, questo fatto che devi fare sempre più degli altri. E non arrivi mai, cioè non fai mai abbastanza, è come se non facessi mai abbastanza. Ti riposi un giorno dopo 3 anni e dici: oddio, perché non sto là? Che posso fare oggi? E poi dici: Gio, calma. E forse però è figlio di questo alla fine, no? Cioè, di un po' il combinato disposto tra mio padre che ti rifiutava, e mia madre ha fatto la parte d'obbligo, esatto. Quindi proprio stavi messo un po'. Meno male che c'erano i nonni, però, No, i nonni invece, grandi concessioni, se non fosse stato per quel problema delle merendine, esatto, che mi ha devastato il metabolismo. Però i nonni sono sempre figure alleggerenti, no? Sì, nella vita. Con noi sì, con noi sono stati proprio adorabili. Con mia madre è un po' più rigidi. Ma con l'ultima domanda su papà, perché poi la dice anche questa cosa: non ho provato dolore quando è morto, ho provato solo indifferenza e non ne sono fiera, non mi fa piacere. No, mi ha fatto per paradosso male questo. Ecco, non riuscire a provare un'emozione. L'anestesia, no? Di questa figura è come la rimozione, no? Sì, è come se tu a un certo punto, penso che la dinamica sia stata che è un po' come quando scatta un salvavita, no? C'è una cosa che ti fa talmente male, ma per quello io non sono riuscita a rivedere mio padre. Quando poi sono cresciuta, appunto, e lui si è spalesato, una parte di me avrebbe voluto, no? Meno male tuo padre. È come se proprio fisicamente ci fosse... La difesa. Ma un muro, la saracinesca. Non ci riesco. Quindi evidentemente c'è stata una forma di difesa da ragazzina che ha preso, ha scavato un bel pozzo, ci ha infilato dentro questa cosa, sotterrato, e quindi è rimossa, come se una persona non fosse mai stata reale. È molto, molto comprensibile. E lo ha perdonato? Sì, non ho nessun tipo di, veramente anche di emozione negativa nei confronti di mio padre, non ho rimostranze da fare, certo non ne ho stima, non ho mai avuto stima di mio padre, però questo è un altro fatto, insomma, l'odio è un'altra cosa, insomma, una cosa che si riserva... ad altri contesti, è disistima e indifferenza fondamentalmente. Questo ha acuito la parte maschile che è lei, cioè tirar fuori una parte più, voler essere tutte e due le cose, anche voler essere anche un padre di se stessa? No, per questo non me lo sono mai chiesto. Siamo sullo psicanalista puro, livello, però. È un'intervista di livello, perché queste sono domande che non mi sono mai fatta neanche io, che me ne faccio tanto. Dopodiché sì, no, ma certo, non devo dire, so. Questo è il mio... Beh, il bisogno di essere all'altezza degli uomini, ecco, un po', e forse no? È questo, cioè io mi diverto a competere con gli uomini. Comunque. Su tutto, dal go-kart alla politica, io devo vincere. E in effetti anche questo è un po' da squilibrati. No, ma insomma, non è quello che, è quello che si è, poi scarichiamo tutte le responsabilità su mio padre, però potrebbe essere sempre, no? Non mi sembrano che scarica le responsabilità, me le assumo tutte, però potrebbe essere anche quello, il fatto di farsi accettare dalla figura maschile, perché no? Sei un maschile che non hai, per il quale la non hai avuto stima, a quel punto devi essere... La gran parte dei miei migliori amici sono maschi, la gran parte di, cioè, però allora per due punti, allora due cose. Prima voglio vederla che canta, perché dopo tutte queste parti un po' così, ma mica nel senso che canto qui, lei canta, no ci dove sono, abbiamo una clip meravigliosa dove canta con Dejan di Radio Rock, giusto? Sì, ah sì, vabbè. Sì. Perché so che, visto che le piace cantare, ci abbiamo pure Jessica, mi sarebbe qui piaciuto tanto, alleggeriamoci anche un po' noi, dai, vediamo tantissimo, però è Daltanius che ci aiuterà. Super balestra, frecce, spada, lame, boomerang. Gli stupidi, aiuta i deboli, dagli invasori ci difenderà. Lui si sacrifica, lo sa che è l'ultima speranza dell'umanità. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo.
È qui che si incontrano facce strane, di una bellezza un po' disarmante, pelle di ebano di un padre indigeno e occhi smeraldi come il diamante, facce meticce di razze nuove, come il millennio che sta iniziando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando! Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno, tu sei... Avete devastato la mia carriera musicale prima che partisse. Io le devo dire, Meloni, qua abbiamo Remigi e Morlacchi. Lo so, molto male. Quando avrà un momento, se lei vuole, viene, Remigi le fa delle lezioni, e possiamo Morlacchi pure. Aiutatemi, fate... Quando vuole. Guardi, veramente, la distanza tra il mio desiderio di cantare e la mia possibilità di farlo è siderale. Mi aiuti lei. La sigla, la sigla nostra sarà... Giorgia, tutto si fa per te, tutto pur di piacere a te. Questo potrebbe essere... Fantastico, fantastico. Ma è sempre la canzone giusta per tutti. Allora, Meloni, però, amici maschi, c'è però un'amica. Sì, beh, ce ne sono diverse. Sì. Nel libro, che si chiama Amica. Amica. Ok. C'è qualcosa che le vorrebbe dire che non le ha mai detto? Ma tendenzialmente le dico tutto. Io, anche se lei è una persona, diciamo, poco... incline ai sentimentalismi, Milka, noi. È simile a lei, allora? No, io molto di più. Ah, sì? Sì, sì, ma io sono molto fisica, per esempio, nei rapporti, sono abbraccio, prima del certo. Covid di più, ma insomma abbraccio, bacio, Milka non ti dà un bacetto neanche proprio. Mo glielo diciamo però subito. Le voglio dire ora le diciamo, glielo diciamo dice subito. Milka, eccola qui. Ma che sta lì? Magari ma sta lì fisicamente? Eh sì, è collegata, Mica. Succede, la televisione, Meloni, è collegata. Dammi la foto del giornale, voglio vedere che è. La foto della Dana. Eccola, guarda, l'è emozionata, Milka, vedi? Che è più sentimentale di quanto sei. Da più di 20 anni. Conosciuta in sezione, ciao. Quindi anche lì. Conosciuta in sezione, principale compagna di vacanze. Vabbè, Milka. Niente, cose. Qual è la cosa più buffa che avete fatto insieme? Mi hanno raccontato di un viaggio a Formentera. Che cosa abbiamo raccontato? Allora, sì, diciamo... Il viaggio a Formentera, Milka. No, raccontate irraccontabile, no, ma non c'è niente di irraccontabile. Qualcosa raccontatemelo però, no? Vi siete allora, divertite? No. Cioè, due allora, ragazze io arrivai senza valigia. Come senza valigia? Sono arrivata senza valigia, mi hanno perso la valigia allo scalo sì. E quindi non c'avevamo una lira perché avevamo speso tutto sì. Per arrivare a Formentera, un euro, non so, non so. E quindi sono stata per una settimana buona vestita con dei pareo, che io mettevo il giorno per il mare, la sera per abito da sera, il pomeriggio come gonna, stiparei lerci a un certo punto. Vabbè. Sì. Come andava? La cosa divertente di questo viaggio fu che... Vai, sì, scusami, ti ho interrotto. Fu che per arrivare e facemmo il giro d'Europa, cioè per arrivare a Formentera ci vuole un volo aereo, magari su Ibiza e poi Formentera, mentre invece per risparmiare 50.000 lire dell'epoca facemmo Roma-Nizza e lì si perse la valigia di Giorgia, Nizza-Barcellona, a Barcellona prendemmo un traghetto notturno posto ponte, dormendo fuori, un freddo micidiale, è vero. E per arrivare ad Ibiza... Da Ibiza abbiamo preso l'ultimo traghetto e finalmente siamo arrivati a Formentera. Ci potevamo andare in Papua Asia. Risparmio 49.000 lire. Ma si facevano queste cose, cioè le ragazze le abbiamo fatte. Sì, abbiamo sì, fatto sì. Tutti questo. Ma vi è mai capitato di essere, che so, in conflitto per un ragazzo, che entrambe piacesse lo stesso no. Ragazzo? Ma perché vi piacevano ragazzi differenti? Ma io e lei differenti? Siamo proprio mondi differenti. Ah, ok. No, quindi, no, Milka proprio. Ma cioè, no, Milka ma proprio io e Giorgia che... non abbiamo no, mai lei litigato. Se non so bruttissimi, non li guarda proprio. Non è vero. Io invece tengo più, insomma. No, sto scherzando, mai successo. Consiglio, ma è vero, Milka, che conserva ancora un foglietto, conservi ancora un foglietto di un consiglio che le ha dato Giorgia? Di che si tratta?
Sì. Ma tipo Santino, sì, della Madonna, nel portafoglio. Un foglietto. Io ho i Santini, sì, della Madonna nel portafoglio. Portafoglio insieme anche a qualche... E che consiglio insieme è? Insieme anche a qualche fotografia. Era, beh, lei appunto, e quello è un foglietto, forse Giorgia non se lo ricorda, no. Poi Giorgia te lo faccio rivedere, un foglietto che risale a una ventina di anni fa, in cui lei mi diceva che lei era fiera di me e che avrei dovuto esserlo anche io, perché io insomma, sì, ero perché un po' giù un po'... per alcune vicissitudini. Sì, perché Milka, sì, sull'autostima deve lavorare ancora, capito? Mm. Milka, sull'autostima... E quindi fra le due la pusher dell'autostima è stata Giorgia, no, nei confronti di Milka? No, dipende dal momento, facciamo a momenti, cioè nel senso quando sta giù una l'altra diventa la pusher e quando è via discorrendo. Però sicuramente lei... sì, è reciproco. Esatto, adesso andiamo a momenti. Però quest'anno mi ha fatto il calendario dell'avvento, Milka. Addirittura? Sì. Con quali foto? Io sono una grandissima appassionata, sì, di calendario che dell'avvento. Che sono splendidi, le finestrelle che si aprono, dietro c'è il cioccolatino, per me Natale, il regaletto. Il calendario dell'avvento, proprio lo amo. Infatti l'ho fatto a mia figlia, eccetera. A me non lo fa mai nessuno. Io lo faccio, quello, quell'altro, l'ho fatto Andrea. Sì, niente. Milka, è arrivata a me, no, anche mia sorella. Devo dire a Milka con i bigliettini, con i cioccolatini, che si è mangiato di tutti mia figlia a Ginevra, perché neanche uno non mangia. Però c'erano i bigliettini, eppure io l'ho conservati tutti, i bigliettini di Milka. È forte. È forte, e poi c'è quell'episodio di quando andavate in giro che lei era ministra, giusto, guidava la macchina. Ah sì, beh sì, io anche un po' per stare insieme, io l'accompagnavo, ancora oggi l'accompagno da qualche parte, perché è un momento per chiacchierare e cantare in macchina, perché Giorgia cantiamo in macchina. Un po' una tragedia e però, quanto abbiamo nei capito. Posti e... Ma avete rovinato oggi con quelle clip. Arrivavamo nei posti. Ho fatto di meglio in altri programmi. Scusami. Guida... È vero, confermo, è vero. Ah, sì. Arrivavamo nei posti e mi correvano ad aprire lo sportello a me. E io invece dicevo no, ministro. Scenda è... ministro, gli facevano lei. A lei, scenda allora, ministro. Allora facevamo subito il giro della macchina. Scenda ministro, sì, lei sì, la macchina la può mettere lì. Ministro. Dice guardi, il ministro sarei io. Sì. Io ero quella che guidava e lei gli faceva. Scenda ministro, lei vada a parcheggiare la macchina. Sì. C'è un'ultima cosa che voglio chiedere a Milka, perché nel libro lei scrive: sono stata per tutta la vita talmente concentrata sul dover svolgere bene il mio compito che a volte mi pare che la Meloni occupi tutto lo spazio di Giorgia. Ogni tanto mi chiedo cosa ti andrebbe di fare e mi capita di non riuscire a dare una risposta. Milka, cosa le facciamo fare a Giorgia, visto che la conosce così bene, che le piace fare? Prendete un impegno di leggerezza qui. Beh, le cose semplici, a noi ci piace fare le cose semplici, anche starcene insieme appunto magari una serata, veramente le cose semplici, purtroppo c'è poco tempo ultimamente per suggerisco farle. Delle vacanze, quindi basta anche, non so, le vacanze, sì, un aperitivo in riva al mare con un po' di sono musica anni che non le vacanze, facciamo le vacanze. Vacanze, facciamole fare le vacanze. Brava, le brava, vacanze, sì, brava, sì. Che bella risposta, sì, sì. Allora il nostro tempo sta andando avanti. Io avrei vacanze al mare, vacanze al va mare. Bene, Milka, grazie davvero di essere stata con noi. Quando noi portiamo esempi di donne che si vogliono bene, di sorellanza, sono sempre felice, perché l'amicizia veramente è... l'amicizia fra donne poi è il vero salvavita della vita, secondo me, è proprio una di quelle cose che ti cambiano la vita. L'amicizia in generale, l'amicizia guarda, in generale, l'amicizia... sì, quella fra donne. Prima di andare allo io specchio, io sono stata solo... fortunata in questo, ma gli amici possono riempire qualunque anche genere perché di... anche gli amori spesso... Brava. Parliamone. Va. Brava. Andiamo, ho due domande politiche prima dello specchio. Una... ma che è il suo specchio? Dopo ci andiamo. Tanto, siamo entrati con lo specchio, allora... E vabbè, le aperture le abbiamo viste, però una cosa, su una cosa sono curiosa, le candidature per le amministrative, Bertolaso, sì, a quanto ho capito non accetterà, si fanno i nomi di Bongiorno, di Gasparri e di Lupi per Milano. Allora, che Bertolaso non accetterà ancora non è notizia, nel ah, okay, senso no, però che finora gira aveva, la voce... invece se, ok, invece no, che no, stia per accettare. Siamo ancora, no, io gira questa voce che lui non accetterà, ma formalmente, e io ci sono scritta degli sms qualche giorno fa, non ha ancora declinato e quindi io aspetterei. Dopodiché, se Bertolaso dovesse declinare come ha declinato Albertini, io penso che ci si debba vedere. Perché ma di perché nomi... non mi vedete? Io lo sto chiedendo da diverso tempo, abbiamo tutti molte cose da fare sicuramente, però insomma penso che ci si possa vedere, confido che
che insomma che Salvini convochi un tavolo nei prossimi giorni. E penso francamente che sia molto più intelligente fare questo dibattito lì piuttosto che farlo diciamo sì, via media, perché qualsiasi sia il candidato, di nomi autorevoli ce ne sono tanti, con questo battage si logorano, insomma, non quindi si lei aiutano. Un nome non me lo vuole dire adesso? No. Perché... Altra cosa, ha fatto un'intervista domenica con Lucia Annunziata, nella quale fra le altre cose appunto ha detto, si è detta in qualche modo disponibile a una premiership, ovviamente fa politica da una vita, il suo partito vale sempre più nei sondaggi. E quindi diciamo ha manifestato la sua legittima aspirazione a diventare anche premier, per la verità, giusto? Io non ho manifestato una legittima aspirazione. Queste sono le classiche notizie che in Italia diventano notizie da niente. Ma che ci sarebbe di male? No, non c'è niente di male, ma io non ragiono così. E quindi mi dispiace, diciamo, quando le... Per carità, io ho detto, e ripeto, faccio politica, dove arrivo lo decidono gli italiani. Non sono una persona che si pone mai obiettivi di carattere personale. L'unico obiettivo che mi pongo sempre io, come si sa, è fare al meglio quello perché che devo fare. Perché oggi Maria Stella Gelmini dice... Sicuramente Fratelli d'Italia oggi è un partito competitivo per le regole del centrodestra. Noi abbiamo sempre detto però che... perché oggi Maria Stella Gelmini dice: ho molta stima di Giorgia, donna in gamba che ha fatto un grande percorso, ma la scelta di Forza Italia e Lega di imboccarsi le maniche per tirar fuori il paese dalla crisi avrà un peso quando si dovrà individuare il candidato premier. Non so cosa intenda Maria Stella Gelmini. Secondo le regole che noi ci siamo sempre applicati, diciamo, in caso di vittoria del centrodestra, il premier lo esprime il partito che nella coalizione ha preso più voti, e se le regole si vogliono cambiare qualcuno si palesi, insomma, perché finora sono valse quelle regole lì. Come per cui mai? Io per questo, stando a queste regole, ho risposto alla notizia alla domanda di Lucia Annunziata ieri, e quindi ho detto semplicemente: guarda, questo non lo decido io, lo decidono gli italiani secondo le regole del centrodestra. Sicuramente io sono una persona che si assume le sue responsabilità, l'ho sempre fatto. E perché lo farei Gelmini, in ogni caso, secondo lei, dice questo? Cioè, come se ci fosse una preclusione sul suo nome? Vabbè, ma io penso che sia anche un fatto di, diciamo, di... noi non abbiamo mai chiuso la partita così, no? Non c'è mai stato un candidato premier prima che si iniziasse la campagna elettorale, si decide alla fine, abbiamo detto, per cui è normale che ciascun partito si dica: ma no, vediamo. Io devo mandare la pubblicità, la parte più bella dell'intervista però arriva dopo, sarà breve perché Meloni ha anche da fare, però andiamo allo specchio, paura. Quindi pubblicità e poi The Woman in the Mirror. Meloni in the Mirror. Eccoci qui, siamo allo specchio con Giorgia Meloni, grazie per essere con noi, per essere stata con noi gli ultimi minuti di questa intervista, e partiamo da una delle persone più importanti della sua vita, che la conosce da sempre. Chi può essere? Mia sorella. Arianna. Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno, o mai accettato. Ciao mia sorella. Allora, qui mi chiedono di raccontare un aneddoto, magari di quando eravamo bambine. In realtà a me è venuta in mente una serata di pochi anni fa. Era una giornata un po' storta, sei passata sotto casa, mi hai preso con la macchina, siamo andate a Via l'Europa, abbiamo fatto una passeggiata, ci siamo sedute su una panchina. E tu a un certo punto hai detto delle parole molto belle. Hai detto: vedi Arianna, ci sono delle cose che succedono nella vita rispetto alle quali non possiamo fare davvero nulla. L'unica cosa che possiamo fare è rimanere sempre noi stessi, perché in fondo quello che conta è restare nei cuori delle persone. Io le ho trovate delle parole bellissime e ci ho pensato spesso. In quel momento poi è passato un ragazzo che ti ha detto: vai Giorgia, sei forte, sei grande. E io ho pensato: sono davvero fortunata ad avere una sorella come te. Poi vorrei fare un appello, però, un appello pubblico, visto che sono 35 anni che mi rifacci che ti sei presa la colpa per l'orzo bimbo, voglio dire a tutti che l'orzo bimbo è stata colpa mia. Così la finiamo con questo rinfaccio. Veramente mi sono presa anche la colpa di aver bruciato casa? Perché diciamo che io, cioè... loro due hanno dato fuoco a casa, adesso questo non l'avevamo raccontato. Ah, non l'abbiamo raccontato. No, nel libro c'è ovviamente. Abbiamo dato fuoco a casa quando io avevo più o meno 3 anni, Arianna 5 più o meno. Trovammo un'unica candela con un unico fiammifero. È vero che li ho fisicamente accesi io, ma chi ha armato la mia mano?
Quindi chi l'aveva trovata? Siete per diritto penale, la candela. Siete responsabili. Ma però, l'orzo bimbo cos'è la cosa dell'orzo bimbo? Non ci lasciate l'orzo bimbo è una cosa. No, io scherzo sempre in questa vicenda dell'orzo bimbo, perché quando eravamo bambina a un certo punto lei rovescia il, appunto, la scatola dell'orzo bimbo e arriva mia nonna e lei dice: è colpa sua. E mia nonna mi ha dato uno sganassone. E io sono 25 anni che gli dico: ricordati che mi sono presa la colpa dell'orzo bimbo al posto tuo. Però quando ha visto parlare di sua sorella si è commossa. È stata protettiva con lei, Arianna? Sì, Arianna è stata tutto con me. Lei era più grande, era più bella da quando ero ragazzina, era forse anche più coraggiosa. Io ero insomma una ragazzina difficile, chiusa, molto chiusa, non a mio agio con me stessa, non avevo molti amici. Lei no, lei era solare, è sempre stata amata da tutti perché è una persona oggettivamente straordinaria e mi si portava dietro, capito, tipo tubero e mi litigava con tutti per difendermi. Quindi non c'è mai stata nessun tipo di competizione, al contrario, una grande sorellanza. Zero competizione, io e mia sorella, non litighiamo, credo, da quando abbiamo... Cosa, secondo me, messa in giro anche un po' dai maschi, no? Che noi donne siamo competitive, le sorelle sono competitive. Le donne lo sono, e lo sono secondo me per un tabù. Cioè, è come se alla fine si convincessero anche loro che non potendo competere con gli uomini devono per forza competere tra di loro. Questa è una cosa che noi dobbiamo superare, che molte donne devono superare. Sorelle, a me, io non posso proprio dirlo, io e mia sorella siamo... E poi nel libro scrive... La stessa persona, che nel libro scrive che è la prima persona alla quale ha detto che era rimasta incinta, adesso le faccio vedere, è la prima però... persona a cui ho detto qualsiasi cosa, mia sorella, per cui... Cioè, ieri ho visto un sondaggio di Fratelli d'Italia... Che sta sopra tutti. Sul piede l'ho mandata a mia sorella. Che ansia! Allora, qui ci sono invece le figlie di sua sorella. Rachele e Vittoria. Ciao zia, no. Lo so che non sono mai affettuosa con te, però io ti voglio un bene infinito. Sono tanto fiera di te, zia, ti voglio bene. No, ma questa non me l'aspettavo. Perché guarda, questo è un problemone, nel senso che quando tu hai, questo è un problema che io comincio ad avere anche con mia figlia, anche se mia figlia è piccolissima, no? Però quando hai dei ragazzi giovani con cui ti confronti, intanto sono generazioni che corrono estremamente veloce, hai sempre il problema di dire: ma saranno fieri di me? Allora l'altra volta sono andata a spulciare l'Instagram di mia figlia grande e ho scoperto che non mi seguiva e seguiva Biden e di mia nipote grande, chiedo scusa, di Vittoria, e non mi seguiva su Instagram e seguiva Biden. Io ho detto: Vittoria, siediti un attimo, amore di tu zia. Tu cuoque, capito? Mi tradisci così con Biden. Allora, invece no, dice: no, sì, ma si è inventata tutte le cose senza senso. Quindi sono molto contenta che abbiano fatto questa cosa. Perché... La bimba abbandonica, le nipotine, no, invece io cerco sempre di non infilarci la politica, chiaramente, certo, perché sono troppo giovani, no? Però poi sai, magari gli amichetti, TikTok, cose. Io ecco, sono sempre un personaggio, tanta gente mi vuole bene, tanta gente mi contestano, per cui ho paura che poi in qualche maniera possano essere coinvolte. Possono essere coinvolte. Allora, non abbiamo parlato quasi per niente di Ginevra, l'ultima slide è dedicata a lei, ovviamente, e poi ci salutiamo, Meloni. A te che mi ha insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei... Semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni. La cosa che mi colpisce sono, oltre ovviamente all'amore della mamma, eccetera, è questa cosa che lei ripete spesso, di questo senso di colpa che ha nei confronti di sua figlia, per non riuscire... Non riuscirà a farmi piangere, glielo dico subito. No, ma tanto ho già pianto, quindi non c'è problema, abbiamo... Non piangerò. Ma piangere fa anche bene però, eh? Beh, sì, ma insomma, a un certo punto diventa anche stucchevole, lo può fare una volta ogni 10 anni in televisione. Allora, intanto abbandoniamo questo controllo. Io penso che qualunque donna, qualunque mamma lavoratrice, qualsiasi mamma lavoratrice si senta in colpa verso i propri figli,
Però i maschi non si sentono mai in colpa. Ma i maschi hanno un altro, diciamo, un altro approccio. E per una madre, diciamo, quando io appunto, l'ho già detto, quando torno a casa e qualcuno, e scopro che mia figlia ha imparato una cosa nuova, ha fatto una cosa nuova, quando diceva le prime parole, quando... E lei te lo fa vedere, ma non gliel'hai insegnato tu. La prima volta che l'ha fatto, non l'ha fatto con te. E te lo perdi. E bene o male, non te lo, intanto per te non te lo ridarà nessuno. Questa roba qui non te la ridarà nessuno. Arriverà un giorno in cui i tuoi figli, quando tu ti avvicini e tenti di baciare, diranno, ma no. Comunque avranno la loro vita. Invece loro sono ancora in una dimensione nella quale... Tu sei il loro mondo, sei il loro centro. Qualsiasi cosa loro facciano, la devono fare vedere a te, certo. Non a un altro, agli amici, a te. E tu non ci sei. E quindi questa è una cosa che chiaramente a me fa male perché non tornerà. E ho paura che faccia male anche a lei, perché, per carità, non è che io non ci so mai, eh. Io mi sono data tutte delle regole che racconto nel libro, faccio le cose la sera, mi tengo almeno, cerco di tenermi almeno un giorno a settimana libero, insomma, l'accompagno a scuola la mattina. Però rispetto alle altre mamme, io esco alle 8 e rientro alle 9. E tutto il resto... Il padre, quando è a Roma, ci passa molto più tempo di me. E infatti lei ormai... Pa, 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 pa. Con Andrea ha preso lei l'iniziativa, questo bel ragazzo conosciuto in uno studio televisivo? Diciamo, ho preso l'iniziativa. Aspetti, a questi. Dai, su. Messaggino. Messaggino messo lì, innocuo, innocente, per vedere. Certo tono. Amo, lanciato. È andata bene. Abboccato. C'è un'ultima frase che voglio leggere perché era molto colpito. La disciplina è stata la mia benzina ma anche la mia gabbia. Il grande paradosso della mia vita è che per costruirmi la libertà di essere la donna che voglio essere, di fare le scelte che voglio fare, ho rinunciato a ogni altra libertà. È così. Io non volevo dipendere da nessuno e ho finito per dipendere da tutti. È così. Lo rifarei, probabilmente lo rifarei. Anche insomma, perché non è finita, che si è. Beh, anche un po' meno. E sono una persona che è fiera delle scelte che ha fatto, però oggettivamente volevo essere libera. E politicamente parlando lo sono, personalmente parlando assolutamente no. Si sente una donna felice? Non ho mai capito cosa sia davvero la felicità, non l'ho mai acchiappata, l'ho acchiappata per qualche proprio frazione distante e probabilmente esiste solo così. Sono, diciamo, serena in questa fase della mia vita. Grazie Giorgia Meloni. Grazie per questa lunghissima intervista. Grazie. Davvero le dico solo una cosa che è molto carina, ma veramente è proprio un consiglio affettuoso, una roba affettuosa che a me mi è rimasta molto impressa. Wonder Woman è la peggiore nemica delle donne. È vero. Vero? È vero. Può accomodarsi qui. Grazie, e poi arrivederci. Andare arrivederci a salutare tutti. Con me il pubblico e le auguro buon vento. Arrivederci.